ci raccontavi proprio ieri della gestione del gruppo, no? Dell'esperienza che avevi già fatto in passato, oggi hai cambiato mezza squadra e sembra quasi che tu abbia mandato in campo comunque la squadra titolare che si conosce quasi a memoria, infatti qualche eccezione. Guardate, senza parlare di titolari, perché io credo veramente il titolare in questa squadra non esiste e non deve esistere. C'è chi giocherà qualcosa in più, ma adesso vedrete che cambia totalmente il modo di vivere queste partite. Il primo tempo di altissimo livello, anche a livello di energie, perché mantenere alcuni ritmi e sono strafelice di Carmine e di Rafià, ha consentito tanto di andare in vantaggio, di tenere dei ritmi e poi il secondo tempo gli ingressi, ancora gli ingressi hanno dato la spinta ulteriore. Siamo sempre nella centrifuga, però per una notte siamo ancora primi. Anche su questo il discorso della classifica, a me veramente guardare la partita, quando si dice uno deve essere felice, assolutamente abbiamo bisogno di entusiasmo perché il gruppo, tutto l'ambiente, è bello vedere questo clima, ma è veramente lunga da poter fare appunto. Sabato già siamo di nuovo in campo e bene, noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo vinto contro una squadra con dei valori assoluti straordinari e faccio complimenti a tutti i ragazzi perché oggi non era semplice, quindi questo ce l'abbiamo. E mi dispiace per l'infortunio di Valsania, perché speriamo non siamo da ricambio. Non si sa al momento che cos'è. E vista guardando appunto la partita, l'ennesima dimostrazione, l'ho detto anche altre volte nel corso della stagione, che la qualità fa la differenza. Perché anche oggi i gol che ha fatto la Cremo dal primo all'ultimo, spero che abbia visto tanta qualità di interpreti, delle azioni molto belle, quando riesci comunque a essere così efficace con quella qualità, alla fine non ce n'è nessuno. E si insiste e si continua su quella strada, la qualità che la squadra, tanti giocatori, mi piace vederli quando riescono a fare le proprie cose, anzi mi dispiace quando alcune cose non vengono perché hanno la qualità per poterla dimostrare, per poter far vedere le proprie qualità e per rompere gli equilibri alla fine, sì, a volte può essere il caso fortuito, ma è necessaria sempre la qualità, il giusto passaggio, il controllo, il cross, l'assist e poi insomma quando ci sono stati gol sono felice perché sono stati fatti con le, anche non solo giocati individuali ma proprio di squadra. Lorenzo? Sì, mister, io volevo fare una domanda su Zani Macchia, nel senso che il lato positivo del cambio di Valsania è stato il suo ingresso, probabilmente preferiva riposarlo perché sappiamo che lui corre e non smetterebbe mai forse per lui, però ha dato una significativa spinta alla gara, quindi in che modo lei ha dovuto cambiare il piano iniziale con quell'infortunio e secondo lei quanto è inciso per l'ingresso di Zani Macchia? Come si è inserito probabilmente ho sbagliato la scelta iniziale, no? Dovrebbe da dire a voi. Sono contento, è entrato bene, ha dato il suo contributo e non solo per l'assist e il gol, insomma, ha fatto un gran lavoro, ma ora sono più valutazioni quando faccio la formazione o comunque l'undici iniziale, faccio delle considerazioni che vanno sull'aspetto tattico e come si incastra soprattutto il reparto offensivo, quindi in base poi al tipo di gara, al piano di gara studiato sul quale abbiamo lavorato. E a volte le cose riescono e altre volte anche per me è interessante. Mister, volevo chiedere sull'ambiente che mi sembra che si sia messo tutta la squadra in modo scaricando la spinta. Bello, bello, mi fa piacere questo clima che si respira. Questa squadra giovane, sottolineo giovane, ha bisogno di entusiasmo, ed entusiasmo sano, perché
perché su questo anche ci lavoriamo, e avere una città intorno, tutto un ambiente che emana positività, fa piacere, chiaramente dipende dalle nostre prestazioni per trasmettere, per creare anche questo tipo di clima. C'era anche una domanda? Sì, il Golden Farm è nato per questione di limiti, perché se il servitore fa un passo avanti, l'azione non veniva, ricordo, veniva convalidato come è stato quello nel primo tempo. Poi dopo il Parma ha insistito, nel primo tempo avete concesso solo un tiro a tutino, nel secondo tempo è anche vero che ha fatto forse il vostro gioco di lasciare i famosi spazi dietro la difesa sui quali dopo avete colpito. Ti aspettavi in Parma nel secondo tempo un po' più sbilanciato, meno magari coperto? No, mi dispiace, perché sono come situazione che lavoriamo sul lavoro di linea, di reparto, abbiamo difeso molto bene anche il primo tempo il tiro di Tonino, avremmo potuto leggere la linea in maniera un po' più pulita e avremmo liberato, insomma, evitato ancora la conclusione. Sul secondo tempo non avevo la prospettiva, ma chiaramente non ci siamo abbassati volutamente, ma perché il Parma ci ha mandato giù per qualità, per forza, e hanno spinto sul 3-1, hanno avuto situazioni di pericolo, abbiamo difeso con il corpo, con la voglia e anche una giusta dose di fortuna, perché si poteva riaprire una partita e il Parma aveva le qualità, la struttura, la forza per rientrare in gara. Quindi io credo che la parte più complicata sia stata proprio dopo il 3-1, perché non è semplice tenere a bada tutta questa qualità che il Parma poi ha messo in campo. Grazie mister.